Allora, buongiorno professor Paolo Magri, grazie per essere con noi quest'oggi, per essere tornato vicepresidente dell'ISPI. Io voglio vedere un attimo al suo posto la cartina, che è diciamo una cartina molto particolare, il Donbass, lo vedete? Quello che rientra nella ridefinizione degli obiettivi militari di Putin, così 20 ore fa più o meno il presidente russo insomma faceva capire che il Donbass è in questo momento il suo obiettivo. Guardate un po', questa è la cartina delle riserve minerali di questo territorio, che sono certamente delle riserve ricchissime, professore Magri, cioè al di là 100 miliardi di tonnellate di carbone, 30 miliardi di metri cubi di ferro, il petrolio, il gas naturale, oltre ai metalli rari che tanto sono necessari per la componentistica, ad esempio, o per i chip. E le chiedo, i nuovi equilibri militari che poi sono nei discorsi di Putin rientrano diciamo, nella questione della liberazione, no? Della denazificazione dell'Ucraina, così come Putin ha sempre detto, in realtà hanno a che fare anche con queste ragioni, che sono ragioni economiche, o mi sbaglio? Sì, non si sbaglia, ma non dobbiamo sopravvalutarlo, nel senso che mentre per l'Ucraina queste quantità di queste materie prime sono fondamentali, cioè un'Ucraina senza questa ricchezza e senza i porti, ricordiamo Mariupol, ma anche Odessa, senza i porti che danno accesso al mare, l'Ucraina difficilmente sta economicamente in piedi. Per la Russia, certo, sono elementi in più, ma la Russia sappiamo molto bene in questi giorni, ne abbiamo parlato tantissime volte, che di tutte queste, di queste risorse ne ha grande abbondanza. Non è quello che manca alla Russia. La Russia manca un'industria moderna, trasformatrice, in grado di sostenere un'economia da paese avanzato, ma di materie prime ne ha moltissime. Certo, è un elemento sul tavolo, ma ci sono altri elementi più importanti, come quello della volontà di affermare la difesa di un presunto popolo filorusso, che in parte c'è, ma che non è così ampio come Putin ci vuole far credere, sì. E c'è. Allora, professore, siccome nel Donbass in questo momento non c'è più stampa internazionale, è molto difficile raccontare quelle zone, però vicino al Donbass c'è la collega di Rai News, Veronica, di Rai News 24, Veronica Fernandez. Buongiorno Veronica, grazie per questo collegamento. Tu ti trovi a Mykolaiv, che non è molto distante per la verità da quella zona di cui stiamo parlando e che è al centro a questo punto delle attenzioni di Putin. No, è così, noi ci troviamo in effetti a Mykolaiv. Che territorio è adesso Mykolaiv? È un territorio che guarda con terrore quello che sta succedendo a Mariupol, perché teme di vederlo replicato qui. Ci arrivano notizie che sia in corso adesso a Mariupol una battaglia proprio corpo a corpo per il controllo dell'impianto siderurgico, che è diventato in questa fase la base operativa dei militari dell'esercito ucraino. È in corso una battaglia per il controllo di quella zona, di quell'edificio, che appunto poi diventa cruciale per ottenere il vero controllo della città portuale appunto di Mariupol. Sappiamo cosa sta succedendo a Mariupol, le accuse di armi chimiche che sono arrivate dal battaglione Azov sono accuse inverificabili da parte della stampa e di qualsiasi organismo internazionale, però sono accuse che ovviamente arrivano fino qui e fanno temere la popolazione civile. Per esempio, ogni volta che c'è un lancio di un missile, subito nei canali ufficiali Telegram viene detto non ci sono sostanze tossiche, ribadiamo che stiamo facendo questi controlli, e la popolazione, quando costantemente guarda le notizie su questo, è la cosa che teme di più. C'è anche poi il timore. Sì. No, Veronica, il tuo audio era un po' disturbato, per questo. Perché c'è molto vento. Vai, 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 concludi. No. No, dicevo che appunto la popolazione civile, che è rimasta temendo questo, prova proprio come può a difendersi, stanno costruendo delle barricate, poi nel quartiere dove ci troviamo ci sono persone, i figli che ancora non sono partiti, che stavano proprio salutando le madri per andare a combattere con l'esercito ucraino in questa direttrice che deve
che è quella che poi porta ad Odessa, quella su cui si teme, ci si prepara a questa battaglia su questo fronte. Allora, professor, grazie davvero Veronica e buon lavoro. Naturalmente, professore, siamo in chiusura. Io, fra l'altro, c'è un fenomeno che in queste ore viene documentato dai nostri colleghi, e cioè il fenomeno di chi sta tornando in Ucraina dopo essere fuggito da quei territori per la paura di quel che poteva accadere. Dopo un mese ha deciso di rientrare. Devo lanciare questo servizio che ha realizzato la nostra Carlotta Ricci. Telegraficamente, professore, mi può dire quanto a questo punto la possibilità che i negoziati in qualche modo traccino una strada significativa è alta? No, è bassa in questo momento. In questo momento noi vedremo, prima del cessate il fuoco, vedremo molto probabilmente, non ce l'auguriamo, vedremo più fuoco. Vedremo più fuoco, cioè confronto, guerra d'attrito nelle zone che state documentando, soprattutto il Donbass, soprattutto Mariupol, Mykolaiv è la strada per Odessa. Quindi tutte le analisi prevedono quello, perché nel frattempo, in questi 10 giorni dopo Bucha, ci sono rafforzati i russi, si sono rafforzati con le armi gli ucraini. So che lei ha molta fretta, mi fermo qui. Grazie davvero professor Magri per essere stato con noi. Allora io mi devo fermare, dopo di noi c'è Leonora Daniele con le sue storie italiane. Noi torniamo domani alle 9 con Uno Mattina. Ce la faccio a mandare Ricci? Ricci, Carlotta Ricci. Jemshil, 5 km dalla frontiera con l'Ucraina. Qui un intero centro commerciale è stato trasformato in punto di accoglienza per i rifugiati. Ore 17, la stazione della cittadina è piena di persone, valigie, storie. Svetlana Simonova e sua mamma Tamara aspettano il treno per Kiev delle 22.35. La paura che arrivassero i russi. Siamo scappate da Kiev il 13 marzo, racconta. Siamo state qui in Polonia, ma ora vogliamo tornare a casa. Non c'è lavoro qui. Non ho paura. E comunque, casa è casa. Dom. Yes, dom. E lei non ha paura di tornare indietro. Perché vuole tornare? La voce di Tamara si strozza in gola. Svetlana è pensionata. Racconta che potrebbe vivere dovunque, ma la figlia fa la ricercatrice universitaria, la nipote studia matematica ed è a Kiev che continuerà a fare gli esami, lì dove secondo lei si sta compiendo un genocidio. La famiglia polacca presso cui ho trovato rifugio non voleva che andassi via, ma nel mio paese sarò più utile, racconta. Ad aiutare queste persone ci sono volontari provenienti da tutto il mondo. Sergio è nato a Mosca, ma da 10 anni vive a Riga, Lettonia. Racconta che è dovuto scappare dalla Russia perché è stato perseguitato dopo aver partecipato ad alcune manifestazioni contro Putin. Racconta poi che molti ucraini stanno tornando a casa perché non vogliono essere rifugiati, vogliono lavorare. E comunque, afferma, l'Ucraina vincerà. Ne è certo, come lo sono Simonova, Tamara e Svetlana. Ucraina perimoge.